questo è vero, un pezzo di carta, ma io anche 50 centesimi e meno male c'è la macchina. Assessore Rossi nell'anno 2011 procede per i legali contro il comune per la mancata assegnazione della struttura organizzativa minore adulta inclusione. E alla luce di questo non gli è stata data la, la PIO, la famosa convenzione, quello che lei chiedeva. In data 9-11 la dottoressa Pincelli viene chiamata a testimoniare del comune di Parma nella causa sostenuta dalla Rossi dal tribunale. Lo stesso giorno testimonia per la ricorrente anche un'altra persona, cioè su richiesta della ricorrente Rossi testimonia anche un'altra persona, la dottoressa Mora. Commissario Pino, queste sono le cose che a noi risultano. C'è l'udienza, una testimonia, certo. La signora Pincella viene chiamata a testimoniare a favore del comune, la signora Mora viene chiamata a testimoniare a favore della signora Rossi. Commissario Ciclosi, con la sua delibera, assunti i poteri, come sta scritto, assunti i poteri necessari, con delibera 417 dell'8 maggio 2012 approva la chiusura dell'avvertenza con la Rossi appunto, con versamento alla stessa di 27.000 euro, di cui 20.000 per danni e 7.000 per spese. Decide di tralasciare la transazione. Tra l'altro, avendo qualche dubbio, pare che manchi anche l'atto alla Corte dei Conti dicendo non vorrei sbagliarmi. Questo è quello che ho fatto. Si va, quindi si va. Giudizio interrotto perché subentra una transazione per 20.000 più 7.000. La cosa strana è che dopo questi fatti, tra l'altro pubblicizzati dalla stessa al momento del suo insediamento dell'assessore, la scorsa estate la dottoressa Pincelli in questa fase non viene riconfermata nella posizione organizzativa e il suo posto viene preso da un'altra persona, tale Elisabetta Mora. Cioè in queste selezioni, non quest'estate, diciamo, adesso, no, la testimone a favore del comune viene trombata a favore, esatto, scusate la sintesi, a favore del comune viene tolta la posizione e viene assegnata alla signora Mora, viene data questa posizione. Ok, questa. Allora a noi qualche domanda viene, al di là di volere gli atti, questo mi sembra il minimo. Ci sono, noi non lo mettiamo in dubbio, ci siano. Mettiamo in dubbio il fatto che di queste nomine non c'è stata notificata la delibera, che dovrebbe essere un atto, è sicuramente un atto importante per il consigliere. Al momento, a ieri, si trova solo come lì. E anche oltre. L'altra cosa strana è quella che ci siamo appena detti, cioè questa sostituzione sicuramente, secondo noi, ha qualche elemento che necessita di approfondimenti. Allora, siccome ci siamo sentiti dire da maggio dell'anno scorso competenze, professionalità da parte del sindaco del Movimento 5 Stelle, ve lo ricorderete anche voi, noi valuteremo in base alle competenze, i curriculum ci daranno mandati, ci daranno spediti e recapitati, noi in base a questo faremo le nostre scelte, a noi qualche dubbio viene. Ad esempio sarebbe carino e interessante valutare veramente il curriculum pubblicamente per capire se questa scelta è stata fatta proprio in virtù di un curriculum o per quale altro strano motivo. Allora prendiamo il curriculum di una e dell'altra e li valutiamo. Li prendiamo che viene il dubbio, dove è la ricerca delle competenze e delle professionalità, esatto, da parte del Movimento 5 Stelle? Dov'è la chiarezza delle selezioni, esatto, delle competenze? Ma soprattutto, il movimento non sta forse attuando un suo personale spoil system a danno di dipendenti comunali che da anni svolgono con esperienza e competenza il loro lavoro anche in situazioni di criticità come durante la gestione commissariale? Peraltro, non so se lo sapete, ma ci sono 6 dirigenti in staff adesso. Quindi prima si recuperava chi c'era, secondo me appunto avere dei dirigenti in staff non è il massimo della vita, è sbagliato. I dirigenti in staff sono quelli che sono lì senza avere una direzione, non so se sono dirigenti, ma sono lì, secondo me.
dirigente Tizio si occupa di... Di cui tre nel settore sociale. Invece sono in staff. Tre nel settore sociale. Questo non c'entra, ma c'entra perché la dice, secondo me, su questo. Non è in corso uno spoil system. E già a suo tempo, punto, già a suo tempo avevamo detto che forse la scelta di un ex dipendente comunale in contenzioso con il comune stesso come nomina assessorile legalmente sicuramente ci sta, perché avranno fatto tutte le valutazioni del caso, per modi di non metto in discussione questo, però era sicuramente politicamente borderline, ecco, sicuramente questo lo è e nessuno ci può vietare di... Siamo certi che l'assessore Rossi, ricordate sempre, uno depone a favore dell'assessore, uno depone a favore del comune, la scelta va, uno viene tolto, uno viene messo, non abbia fatto una scelta politica precisa per togliersi dei sassolini dalle scarpe rispetto alla sua passata esperienza di dipendente comunale. Ma poi volevamo fare anche un'altra analisi, così facciamo un pezzettino ciascuno. Allora, noi ci continuiamo a sentire dire e affermare e cercare di documentare, cercare, lo sottolineo, tutti i risparmi di questa amministrazione, risparmi fatti, allora ci siamo sentiti dire in giunta, dalla giunta in agosto abbiamo speso 8 euro, 18 euro comunque delle sciocchezze, perché a me non mi interessa che la giunta spenda 8 euro, 80 euro o 18 euro di rimborsi, a me interessa che la giunta lavori e faccia quello che deve, non è certo sull'ammontare minimale o a ribasso dei rimborsi che valuto un'azione amministrativa, io la valuto per altre questioni, ma alla luce di questi risparmi tanto conclamati, i ricorsi che faranno i dirigenti e i funzionari che li hanno già annunciati, è atto, lo sappiamo già, dove andranno a finire questi risparmi? Non teniamo conto dei ricorsi di queste persone o questi sono fuori dal numero?